Scusate questa parte del video un po' inaspettata. Vi volevo dire che sabato 10 dice sì, dicembre, sabato 10 settembre, Gloria Quarantani, che è un'altra youtuber come me, che è stata un anno all'estero, quindi se non la conoscete andate a seguire il suo canale, vi metto il link in descrizione, ha organizzato un raduno a Milano e mi ha invitata e siccome io mi troverò lì a Milano già il 10 settembre, farò parte del suo raduno e... Quindi, se volete venire, mi trovate con lei il 10 settembre a Milano, in Piazza del Duomo, alle 3, davanti alla Mondadori. Che non so dove sia, però la troverò anch'io come voi farete, immagino. Insomma, vi aspetto per parlare un po' e non so cosa faremo. Se vi fa piacere, ci troviamo sabato alle 3. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Ultimamente mi sono un po' fissata con il Pandora. Devo dire che è una marca che ho scoperto da poco, cioè già la conoscevo, ma il bracciale me l'hanno regalato per il mio 18° e per la graduation dei miei genitori, quindi è una cosa nuovissima per me. Però ho già abbastanza ciondoli e ci tenevo a mostrarveli, anche perché sto guardando molto questo tipo di video fatto da altre ragazze e non vedo l'ora di registrare anche il mio. Questo è il mio bracciale che tengo sempre addosso, anche quando faccio la doccia, quando vado al mare no, quando sono stata al mare l'ho tolto perché ho paura che la sabbia lo possa rovinare, non so se è vero, ma non ci provo. Però per il resto lo tengo sempre. Ovviamente non è strapieno, perché come vi ho detto è da 2 mesi che l'ho, ma già ho un bel po' di ciondolini. Ma partiamo dalla confezione del Pandora. Questa è la busta regalo che danno in negozio, nei negozi Pandora, ma anche nei negozi dei rivenditori, nei negozi diversi che rivendono il Pandora. E il pacchettino regalo sempre con il fiocchettino rosa sopra e niente, poi ci mettono diverse cose fuori che profumano sempre, hanno un profumo buonissimo. Apriamo il pacchetto dove dentro ho messo le varie scatoline che ho ricevuto, perché vi volevo far vedere diverse confezioni, visto che le ho tutte praticamente. Allora, questa era la confezione dove c'era il braccialetto e dove c'erano anche alcuni ciondolini, i miei primi ciondoli. E aprendolo è nero di velluto dentro, da Pandora, e qui ci stava il bracciale. Mentre qua sotto, dentro a questa asticella, che poi si può anche togliere, c'erano tutti i ciondoli. Questa è la confezione un po' più grande che uno riceve quando riceve sia il braccialetto che i ciondoli. Poi per il solo ciondoli c'è questa confezione un po' più piccola, sempre dentro in velluto, sito Pandora, e sempre con lo stesso affarino, qui la stessa taschina per mettere tutti i ciondoli. Queste scatoline però, da quello che ho capito, sono vecchie, perché non le danno più, non le ricevono più nel negozio. E adesso hanno cambiato e danno semplicemente queste bustine quando uno compra il ciondolo, che sono molto più piccole e sinceramente mi piaceva più la scatolina. Comunque anche queste sono molto carine e niente, c'è sempre scritto Pandora. All'interno sono di un colore molto carino e sono divise in 2 scompartimenti in caso uno compri due ciondoli. Queste quindi erano le confezioni. Ma passiamo al braccialetto vero e proprio, che vi devo mostrare prendendo la telecamera. La mia chiusura è quella a cuore, con scritto Pandora e di qua la O con la coroncina. E diciamo che l'ho diviso in 2 sezioni. La prima di queste è sui viaggi e la seconda è un po' più su di me. E la prima quindi ha la valigia, fatta molto molto bene e curata nei minimi dettagli. E penso sia uno dei miei ciondoli preferiti insieme al passaporto, che è il secondo, e anche questo ho intagliato benissimo. C'è l'aeroplano qui e qui ha tutte queste palline, delle quali una è un diamante qui e dietro alla O di Pandora, eccola qua. Poi c'è l'aereo, ovviamente non poteva mancare l'aereo nella sezione viaggi, eccolo qua con le ruote sotto. E anche questo è molto molto carino. E poi c'è la bandiera americana che è in un cuore, ha il bordino rosso qua e dietro, se riesco a rigirarvelo, ecco qua, dietro c'è scritto cuore USA, cioè
Love USA. Poi ci sono questi due che ho messo un po' come divisori. Questo è semplicemente una di queste palline intagliate con le farfalle, e questa qui che è verde con i quadrifogli e dà un po' di colore al braccialetto. Dopo di queste c'è la sezione su di me, c'è la G di Ginevra, naturalmente la macchina fotografica, perché per i video, per le foto che mi piace fare, che amo fare. Ce ne sono due di queste. Questa è quella col brillantino qua in mezzo e è più dettagliata ed è quella che costa un pochino di più. E poi c'è il ciondolino del 18esimo, perché ho appena finito 18 anni. E l'ultimo è quello con i libri che mi hanno regalato per la graduation. Niente, c'è il gufo con il cappello, fatta molto molto bene anche questa, ho scritto study dietro. Questi erano i miei ciondoli e diciamo che più che essere decorativi, questi ciondoli sono ciondoli che mi rappresentano proprio per davvero, ognuno di loro ha un suo perché, diciamo, ed è proprio per questo che mi piace tantissimo il Pandora. Penso che ogni Pandora sia a rappresentare la storia della persona che lo porta. E niente, fatemi sapere se anche a voi piace il Pandora, se voi lo avete, se avete dei ciondoli che ho anch'io, o se ce n'è qualcuno in particolare che vi è piaciuto di quelli che vi ho mostrato. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Io vi saluto, ci vediamo prestissimo con un nuovo video.